Benvenuti a In My Opinion, una rubrica in cui esprimerò le mie opinioni riguardo a quello che succede nel mondo dei videogiochi in generale. E se volete è una rubrica molto simile ad Off Topic, con l'unica differenza che in questo caso si parla di videogiochi e come se si parla di videogiochi. Oggi in particolare voglio parlare di Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna, che sono due giochi che sono stati annunciati il 6 giugno al Pokémon Direct e che usciranno in uscita mondiale il 17 novembre di quest'anno per 3DS. Ma quello di cui voglio parlare non sono i giochi in sé, almeno non solo, ma più che altro voglio parlare delle reazioni esagerate che ha avuto la gente riguardo a questi giochi. Ma partiamo con ordine. Allora, io sono assolutamente contento di questo annuncio, perché ci volevano altri giochi di settima generazione. La trama di Sole e Luna era davvero incompleta così. In più i nuovi Sol Galeo e Lunala sono davvero stupendi, sono praticamente delle versioni fuse con Necrozma, bellissime, anche se alcuni non sono d'accordo con me, ma quelle sono opinioni. Ed è stato un annuncio molto inaspettato, perché se avete seguito il mio ultimo update, quello dove annunciavo che avrei fatto una specie di streaming su Discord riguardo al Direct, io non avevo grossissime aspettative, ma mi sbagliavo, e come se mi sbagliavo. Comunque, dopo aver fatto vedere il trailer, Masuda ci aggiunge dei dettagli riguardo a questi giochi. Annuncia prima di tutto che ci saranno dei Pokémon mai visti prima, ma questa informazione io la prenderei con le pinze, perché probabilmente intendeva semplicemente che ci saranno un paio di leggendari in più, come è normale che succeda nei tra virgolette terzi titoli della generazione, anche se in questo caso è una nuova coppia di titoli. Ma magari non è così, magari ci saranno davvero dei Pokémon nuovi, stiamo a vedere. Dopo aver detto questa cosa, dice anche che in questi giochi ci sarà una storia alternativa a Sole e Luna, ambientata sempre ad Alola, sempre negli stessi luoghi, ma diversa. E anche se può sembrare una situazione simile a Bianco e Nero 2, in realtà è una situazione molto diversa, perché qui non si parla di sequel, non sono dei sequel di Sole e Luna, ma sono delle storie parallele. Quindi bisogna vedere, perché non si sa esattamente cosa intendano con storia parallela. Ma comunque, passiamo al motivo per cui ho deciso di parlare di questi giochi. Pochi minuti dopo che questi giochi sono stati annunciati, iniziano a fioccare su internet post, video su YouTube e roba varia sul fatto che i fan siano delusi, tra virgolette, da questi giochi, e principalmente per due motivi. Il primo motivo è che non sono su Switch. Il secondo motivo è che, secondo loro, sembrano dei DLC piuttosto che dei nuovi giochi, quindi non varrebbero il prezzo pieno. E io sono qui per controbattere ad entrambe queste opinioni, anche se ne ho già parlato con chi ha seguito il Direct con me su Discord. È meglio farci un video a parte. Questi giochi non sono su Switch. Non che mi aspettassi altrimenti, in realtà, ma comunque sono un'altra coppia di giochi di settima generazione, non è una nuova generazione. E in generale, se ci pensate, i giochi della stessa generazione vengono sempre fatti sulla stessa console, anche perché non avrebbe senso iniziare la settima generazione su 3DS e poi passarla su Switch. Non ha il minimo senso, costringerebbero i fan a comprarsi una nuova console per vedere come va a finire la storia, e questo non è un buon metodo di marketing, in realtà, perché ricordatevi che la Game Freak e la Nintendo non sono una onlus, quindi devono anche guadagnarci, essendo aziende. E basti pensare comunque a tipo a Bianco e Nero 2 o a Pokémon Giallo. Quando erano usciti c'era già la console successiva. Per esempio, con Bianco e Nero 2 c'era già il 3DS, eppure li hanno fatti uscire su DS, per questo motivo qua.
E lo stesso per giallo, c'era già il Game Boy Color quando è uscito giallo, eppure l'hanno fatto sempre su Game Boy normale. E la seconda opinione generale è che sembrano dei DLC. Allora, questa cosa mi fa salire una rabbia tremenda, perché tu non puoi dire questa cosa dopo aver visto 20 secondi di trailer. 20 secondi, non lo puoi dire. E soprattutto mi stupisco di gente come Dario Moccia, che addirittura ritiene che Game Freak sia indifendibile su questa cosa, che li hanno fatti solo per spillare soldi ai fan e robe del genere. Ma no! Poi gettare spazzatura su un gioco, ma anche fosse un film o un libro o qualunque altra cosa, dopo così poco tempo, è pregiudizievole. Cioè, perché parti già dal presupposto che facciano schifo, anche se non lo puoi sapere adesso. Aspettiamo altri trailer prima di giudicare, o meglio, aspettiamo la demo, o addirittura i giochi in sé. Poi, anche se fossero semplicemente Sole e Luna migliorati, ma che male c'è? Perché lamentarsi di un gioco migliorato? Cioè, preferivate il famigerato Pokémon Stars, che magari sarebbe stato inferiore a Sole e Luna? Davvero? Poi, siete liberissimi, anzi, chiunque è liberissimo di criticare le nuove forme di Solgaleo e Lunala per quanto riguarda il loro aspetto, perché quelle si sono viste chiaramente, quindi possono non piacere, e quelli sono gusti personali. A me sinceramente piacciono, però per le altre cose è comunque presto per dirlo. E poi dire che sembrano dei Power Ranger, cioè, a me non sembra. Sinceramente, a me sembrano Solgaleo e Lunala fusi con Necrozma e nient'altro, non Power Ranger. Quindi, la prossima volta che annunciano un gioco, aspettate a giudicarlo. Io voglio ricordarvi quanto sono state terribili le opinioni su Bianco e Nero 2 quando stavano per uscire, che poi alla fine si sono rivelati dei giochi grandiosi e amati alla follia dai fan. Cioè, sfido ad oggi, nel 2017, trovare un fan che odia Bianco e Nero 2. E sono, tra l'altro, gli stessi fan che li criticavano prima dell'uscita. Quindi, aspettate prima di esprimere opinioni su un trailer di 20 secondi. Aspettate nuovi trailer. Aspettate, non potete dire faranno schifo adesso. E questo era In My Opinion. Spero che vi sia piaciuta questa prima puntata. Non aspettatevi che escano spesso, perché a differenza di Off Topic, in questo caso deve davvero succedere qualcosa per far uscire un episodio. Non posso fare episodi tanto perché ne ho voglia. Comunque ci vediamo ad un prossimo video su DFDL Rubriche. Ciao!